Il sostentamento delle comunità si basava sull'agricoltura, la silvicoltura, l'allevamento. Gli animali allevati erano soprattutto ovini per la carne, il latte e la lana, una delle principali materie prime per i tessuti, i suini per la carne ed i bovini, dediti principalmente all'aiuto nel lavoro dei campi e dai trasporti. Si coltivavano cereali come il grano ed il farro, verdure, frutti come pomi, pruni e vite. Dei boschi si raccoglievano ad esempio nocciole e prugnoli. La vite si trovava ai margini delle aree coltivate, nelle zone di transizione al bosco e all'incolto. Pianta rampicante, la vite si maritava in modo naturale ad alberi ad alto fusto come i pioppi. Il sistema etrusco della Lambruscaia, a tutore vivo, autoctono ed originale, darà origine successivamente alla piantata padana, tuttora praticata e diversa dalla vigna bassa di origine greca.